uomo rischia l'arresto. Borgo San Donato, case popolari, l'incendio, intervento dei vigili del fuoco, 9 persone coinvolte. Formia, controlli sul litorale da parte della Capitaneria di Porto, i sequestri. La polizia, i controlli straordinari a Latina, i locali pubblici, ma non solo. A Terracina, il Terracina Summer Festival, questa sera il concerto di Moreno. Ecco la mototerapia a Latina, i bimbi disabili sulla moto come terapia e cura. Il calcio in Latina, arriva un altro giocatore, si tratta di Lorenzo Costa. Ben ritrovati e benvenuti a questa edizione del Lazio TG. Lo avete visto dai titoli, sono come sempre tante le notizie, i fatti più importanti, anche quelli che stanno tenendo banco e che hanno scatenato ovviamente polemiche, proteste, come i due fatti che hanno tenuto banco, il terribile incidente di Nettuno, l'arresto dell'imprenditore di Terracina. Ma iniziamo con la stretta attualità e con quello che si è verificato a Borgo San Donato: incendio alle case popolari, 2 appartamenti in piazza Don Alessandro Milza sono stati invasi dalle fiamme che si sono originate al piano terra e poi sono arrivate fino al piano superiore. 9 le persone che sono rimaste coinvolte, di cui 4 minori. 5 di queste persone sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso per intossicazione, lieve intossicazione. Per fortuna, insomma, tutti stanno bene. È chiaro che i 2 appartamenti sono stati dichiarati inagibili sul posto. Questa mattina Vigili del Fuoco, Carabinieri e anche il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, che insieme ai suoi consiglieri, Riccardo Iorio Avvisati, ha subito attivato le procedure per garantire, insomma, un alloggio temporaneo a queste famiglie coinvolte, perché queste famiglie si sono ritrovate di colpo senza casa e allora si è messa in moto la macchina amministrativa. I 2 appartamenti, lo ricordiamo, sono di proprietà dell'ATER e sono stati dichiarati inagibili. Ma ripetiamo, per fortuna non ci sono stati feriti, non si sono verificati ulteriori danni, si è rischiata la tragedia, 9 persone in 2 appartamenti, insomma, se la sono vista brutta. Per fortuna tutto è andato per il meglio e dobbiamo registrare questo grave fatto di cronaca. A proposito, per incendi, per restare in tema, andiamo invece a vedere quello che è accaduto nella notte a San Felice Circeo. Sempre un incendio, ma in questo caso un motorino che all'improvviso ha preso fuoco. Come state vedendo dalle immagini, ha improvvisamente preso fuoco, praticamente era proveniente dalla Cona e diretto al centro storico. Praticamente nella salita di San Rocco ha preso fuoco, subito sono intervenuti oltre alla polizia locale, la polizia municipale chiaramente, è intervenuta l'Associazione Nazionale dei Carabinieri Sabaudia, che ha provveduto a spegnere l'incendio. Tanta paura anche in questo caso, ma per fortuna nessuna conseguenza. E adesso le vicende, purtroppo tristi, partiamo da Nettuno e dalla vicenda che riguarda l'incidente stradale in cui ha perso la vita una bambina di 9 anni, una vicenda che praticamente ancora, oltre a sconvolgere la città di Nettuno, ha creato sconcerto in tutta Italia. Gabriele Maddoni, 39 anni, guidava l'auto, come abbiamo raccontato ampiamente ieri, era ubriaco, aveva bevuto, ma guidava senza patente, la velocità elevata, è uscito fuori strada a perdere la figlia. A perdere la vita la figlia di 9 anni, l'altra di 7 è rimasta ferita, ma per fortuna non in modo grave. Invece la piccola Nicole di 9 anni non ce l'ha fatta ed è morta. Polemica ovviamente per quello che è successo in via dei Frati, alla periferia di Nettuno. Non lo perdoneremo mai, hanno detto i parenti praticamente della
famiglia, l'uomo dopo essere stato ricoverato in ospedale e aveva tentato di allontanarsi, è stato allontanato anche da Nettuno, ora si trova in una località in provincia di Roma per motivi anche precauzionali, è stato allontanato. Intanto nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia all'ospedale Tor Vergata. Da parte del magistrato della Procura della Repubblica di Velletri che si occupa del caso. Gli accertamenti sono affidati praticamente alla polizia stradale e al momento l'uomo Gabriele Madonni è stato denunciato per omicidio stradale, ma bisogna vedere gli accertamenti a cosa porteranno. Potrebbe scattare anche l'arresto. Perché rischia anche l'arresto. Tra l'altro, l'automobile era priva di revisione e era priva di assicurazione. Insomma, si è messo alla guida in questo modo, ecco perché gli accertamenti potrebbero portare anche all'arresto. Parliamo ancora di cronaca e andiamo a Terracina dopo l'arresto dell'imprenditore da parte della polizia.